Pronto? 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 Sì, ma, sì. Ma sì, dove sta l'onorevole Di Maio, per favore? Chi sei? Io sono un amico dei 5 Stelle, signore. E che cosa vuol dire l'amico dei 5 Stelle? Volevo parlare con il signor Di Maio. Non c'è. Come non c'è, signore? Passare un buon marito questo. Una notte. Oh, noi siamo una puttana. Chiamate il signor Di Maio. Pronto? Signore, scusate. È ora di disturbarmi? Io sono disturbato. Voi mi avete chiamato voi a me, signore. Ma io, perché mi si chiama via voi? Ma avete dei numeri? Ma io che io domani mattina devo votare per vostro marito. Io voglio votare per vostro marito. Però voi andate a bruciarmi. Voi siete ricchi di mai, però non appartenete al signore 5 Stelle. Voi siete un'altra persona. Che mi chiama a me a che sono a casa? Appunto, io invece disturbate, non vi si chiamate. Don Luigi sta rumendo. Sì, ma è ora di dormire, è notte, arrivederci, non ti conosco, punto, basta. Chiamate ma vostro marito. Ma non c'è in casa mio marito. Adesso tu dà un male a che sono. Chiamate ma vostro marito. Signora. Guarda, io chiudo e stacco il telefono, e il vostro numero mi esce registrato, e poi vedo chiamo i carabinieri, punto e basta. Ma ci muovi tu, gli ha già parlato con vostro marito, ha già parlato con l'onorevole. Ma non è mio marito, non è l'onorevole, non è quello là. Mio marito è una persona anziana. Signor vostro marito è l'onorevole Di Maio Lovincia. Ma non è onorevole mio marito. Signore, domani mattina abbiamo dato vostro marito. E allora voglio fare la prima questa. Mi sentite? Ma è lo stesso nome, ma non è onorevole. Signore, vostro marito è onorevole, forse non so mica manco io. Ma vostro marito è onorevole. Avete capito? Vabbè. A me ho il numero di vostro marito, ma la signora Giulia. Hai ti chiamato all'onorevole e proprio ti sei accorto? No, guarda, sei tutto, non ci manco chiesto a signora Giulia, non c'è niente. Guarda, lasciatemi, non disturbatemi più. Ah, signora Giulia, a gommare il vostro marito. A gommare? Vabbè. Domani. E un cazzo che ha cagato, signor. Chiamatemi a vostro marito, sangra la maronna. Non c'è in casa, è uscito. Ma ci vuole cavo, mare è giù da allora. Sicuro? Chi lo sta in comietto, signore? Il nuovo marito vostro si finisce sotto, po'. Chiamatemi a vostro marito. Non c'è in casa, punto. Signore, ha giurato che non c'è in casa. Giurato che non c'è in casa. Sì, signore, non c'è in casa, allora chiudo. Io chiamo i carabinieri. Io adesso chiamo i carabinieri, così la fate finire. Io sono un maresciallo dei carabinieri. E sempre colpo di chiamare a casa vostra. Pronto? Puttana! Pronto? Buonasera, la moglie del signor... Sì, sì, chi? Buonasera, sono padre Luigi Latrichiero, Caminarda, e dai nostri tabulati, sto chiamando perché dai nostri tabulati, riferiti a noi dalla DOCS, risulta che voi siete iscritti nei registri elettorali dei 5 Stelle. Sentite, quel mio padre sta all'ospedale, ma non capisco niente che sti cosi, ti capisci? Mi dispiace molto questa cosa, però anche se sta all'ospedale è molto opportuno questo padre. Un attimo, perché se vostro padre... Che ha vostro padre innanzitutto? Perché siamo preoccupati per lui. Mio padre sta un po' influenzato, ti capite? Guarda, mi dispiace. Ti capite? Ma per un po' di influenza sta all'ospedale vostro padre, signora. Ma sì, ma chi porta a chiedere la pingetta? Ma ci sono capi un uomo. Il mio padre è una persona...
sono padre Luigi Latriglia, il parroco di Rocca Minarda, e stiamo chiamando perché ci hanno detto di chiamare tutti quelli che stavano nei registri elettorali dei 5 Stelle. E senti, puoi proprio sentire, ma a me non so niente che si costi, sì, capisci? Sicuramente avete ragione, allora forse se non te la... parlo con... Allora, parlate un attimo col parrocchiano, perché io come padre non ho il rapporto diretto con le persone, ma forse il parrocchiano riesce a farvi capire meglio, va bene? Il parrocchiano di Sant'Antimo? No, di Rocca Minarda, però il parrocchiano di Sant'Antimo è un caro amico mio, è veramente una cara persona. Vi passo il nonno però, va bene signora? Va bene, il mio padre non c'è, quando poi ritorno? Vi passo il nonno perché chiarite con lui, va bene? Va bene, arrivederci. Signora, buonasera. Buonasera. Buonasera, signor, scusate, a parlare forse tanto. Allora, voi state scritti in dei registri delle gente che ha votato per i 5 Stelle. Sapete che dopo fonero il Gabardo, come si chiama, signor Grillo? L'olizio è che, scusate, ma io non capisco niente, sono confuso. Sì, io sono confuso, già, per tutti i giorni. Signor, non vado a fare una cortesia. Voi a votare per chi vuoi tu, ma non dovete votare per i 5 Stelle. Ma sono le votazioni! Sì, quelli ci devono le pensioni. Cioè, O vado a svegliare la pensione, signor. Sì, sì. Chi ci levano, signor? E allora andiamo a fare una forza insieme, che abbiamo messo questi martaglioni, che ci vanno le pensioni. I figli 5 pinto mesi. Quando mi hanno lavato i 5 pinto mesi, come campo più? Voi dicete che se papà, mo guardate, il mio padre veramente... all'ospedale, ma mio padre non so quando può ritornare. Quanto mese lo trovate? E capite che mio padre ha avuto un po' di liquido da spalla, ma stanno all'ospedale, io non so tutto questo, avete capito? Io adesso, se ha avuto questa roba in mia spalla, abbiamo ospitato sua figlia Moranda, sua figlia è un po' più complicata. Perché voi potete telefonare anche domani, venimi un nipote parlare qui perché io non si intende più assai, capito? Attaccate l'ingovietto, non ci diamo da, perché io parlo già, ma è così. E come fa? Chi non può scegliere ai ingovietto, sentite, come facciamo qua? Che sto ospitale? Vabbè, allora è meglio così. Se arriviamo prima, non rimane a testa ingovietto, adesso anche la tinta. Perché sta scritto in dialogizio che è a volte per 5 Stelle. No, io non tengo niente proprio, chi va a passare all'ospedale, lo sapete quanto tempo sta all'ospedale mio padre? Ma quando viene? Mio padre sono 20 giorni. Povero disgraziato, signor. E voi mi chiamo dato, signor? Io mi chiamo, di me ne faccio, dici la verità. Sì. Io non ho proprio conosciuto perché tengo problemi di mio padre. E vabbè, papà, sembra da gli abusare, padre, è obbligatorio gli abusare. Sì, deve dire mi va a buttare lo stesso, capite? Ma non ha buttato le 5 Stelle. Le 5 Stelle? Le 5 Stelle, non ha buttato, signor. Va bene, si capite? E perché ha buttato? Chiedi se mio padre va a buttare, ma mio padre non c'è, capite? Sì, ma voi mi chiede a buttare. Io non lo so ancora, io non mi trovo chi la voce. Vuoi fare una cortesia a me, signor? Perché vado a perdere perché? Non dai proprio da buttare, signor. Non dai proprio da buttare? Perché si taglia le 5 Stelle, ce l'aveva la pensione. Allora è meglio che non paghi, dici tu. Non fate proprio, signor. È meglio che hai stato sangue a casa che ti ha là. Allora hai detto pure. A parte che sta buono, papà, come ne importa a me? Ho trovato a Rangamana e 100 anni. Ma ho trovato 500 euro a mese di pensione. Perché il papà quando vede, quando figli papà, io sono casalinghi, sono disoccupati, io sono comunista, quando vengiamo? Prendiamo niente proprio qua, papà hanno luce, papà hanno telefono, papà hanno tutto questo, capite? Capite signor, allora sapete chi ha avuto la signora, chi le fa qualcosa? Ci sarà un milione o mese, c'è un milione o mese di pensione. Ma non è la mia butonna, signor, bella scuola. Bella scuola, io mi raccomando. Che bella scuola è brava a fare dall'altro. Vado a fare una bella roccia sopra bella scuola. Signori, vi mando un bacio e tanti auguri per la salute del vostro padre. Grazie. Ma lei ci è andata. Arrivederci, ciao. Era bello, buonanotte.
Benedetta. Grazie. Grazie a voi. Va bene, ciao. Pronto, chi è? Buonasera, signor Bianco. Sono padre Luigi Latriglia e vi chiamo perché ho appena saputo dai tabulati che mi hanno inoltrato dal centro Rock, sa che voi domani avete intenzione di votare per i 5 Stelle. No, secondo me ancora. Non ho capito, scusate, potete rispondere un poco meglio? O fa votare per i 5 Stelle? Non vi capisco, potete parlare meglio? Non vi capisco bene. Avete chiesto il voto? Ho chiesto il voto perché ho saputo che voi votate per i 5 Stelle. Questo praticamente me l'ha dato la Dox perché voi avete risposto agli exit poll e avete detto che votate per i 5 Stelle. No, non è che decisi. No, voi siete già stati iscritti nei registri elettorali dei 5 Stelle. No, non è che decisi, con nessuna... Nessuna decisione precisa. No, vabbè, però da qua risultava dai nostri tabulati, il nostro possesso, che voi votate per i 5 Stelle. Allora noi abbiamo attivato una consulenza col nonno perché voi capiate bene questa situazione di questo voto che dovete dare o che non dovete dare. Quindi vi passo un attimo la persona con cui dovete parlare e vediamo un attimo di chiarire questa cosa. Va bene? Ve lo passo. Sì. Buonasera. Prego, no. Buonasera. Pronto. Pronto, signore, buonasera. Sì, ma io non è che decise con nessuno. No, ma voi avete scritto in 10-5 stelle. No, non sono iscritto, nessuno partito. Ma voi siete un bassuto, guarda, di modo neanche una età. Ha buttato questi 5 stelle, sono tutta una quadriglia ignorante. E l'avrà fatto cortesia da cagnare. Non viene con i cucchi a tavolo, però ha dato la mia su questo 5 stelle. No, no, non sono scritto nessuno partito. Io oggi sembra un armario, democrazia cristiana. Però ma stuomo di mezzo 5 stelle. Ma come può ammazzare la gente? Questa sono una branca di ignorantità. Ma mi dovete fare una cortesia. A votare voi ci potete voi a fare per i 5 stelle. Che io si leva le pensioni. Avete capito si leva le pensioni? Voi tenete la pensione. E ce la levano. Ce la levano. Voi quando pigliate un mese? Mannaggia. 500 euro. 500 euro. I figli 5 e 60. Mannaggia Gesù Cristo. Chi sono la levano? Allora noi abbiamo avuto a fare lo sconto che fa 1000 euro. 1000 euro. Avete capito 1000 euro? Noi campammo, mannaggia la Madonna. Sì, ma io non è che decisi. Ma perché ho dovuto a questi 5 stelle? Non è che decisi, comunque... Lasciatemi che ne decisi. Come non ho capito, cadai? Lasciatemi andare perché non ho deciso. Non avete deciso. Però tu innamorare i miei 5 stelle. Ci leva la pensione. Avete capito che la pensione? E che ci capite, ma io non ho deciso. Mannaggia, Gesù Cristo, mannaggia. Fate una grazia e figlia. Non buttate i miei 5 stelle. A votare il giro di lui, ma non più 5 stelle. Va bene? No, non è che decisi. A me mai tu puoi fare un giorno. E voi lasciatemi stiamo, eh? Sono avranti e morte fanno. Lasciatemi stiamo. Perché vai già l'assassino? Sì, ma chi non è che decisi? E ha deciso, mamma, ha giurato che hanno votato i miei 5 stelle. Io non dico perché hanno votato. Non dovete votare i miei 5 stelle. Mannaggia la Madonna. A me pare che dovete votare i miei 5 stelle. Non dovete votare i miei 5 stelle. Non è che decisi. Ma voi a chi avete votato? Lasciatemi sto. Lasciate la stessa. Mannaggia la Madonna. Si ha votato i miei 5 stelle. Andiamo in un male e panza per 8 giorni. Buonanotte. Buonasera. Pronto? Sì, la signora Maria. Per chi siete? Io sono una persona, ma mi ha fatto la sua guardiana. Uguale. Ah, sì, un attimo. Scusate. Pronto?
Pronto? Pronto? Anna Maria, buonasera. Ma la tua numero vostro valigiano ha detto così, che voi gli ci fate l'hanno fatto rapido ora, che voi avutarvi 5 stelle domani. Signora. Ma scusatemi un attimo, ma voi che state, ma chi cercate? Alla signora. La signora chi? Maria Zitta, siete voi. E che cosa desiderate? Ho fatto lo valigiano, e che voi avete avuto 5 stelle domani. Ma vi siete ammazzati, signora. Non dovete votare voi 5 stelle, a votare per chi volete voi, 7 stelle, 20 stelle, 3 stelle, voi 5 stelle mai. Signora, ma vi hanno detto una cosa sbagliata? No, signora, voi state scritti in registro. Ho capito. Il signor Palico ha detto che faccio il telefonato dei casi vostri che voi avete... Aspettate, chi ve l'ha detto questa cosa di telefonare? Il Palico. Il parroco, ho capito. Guarda, o parrocchiana che mi conosce, sicuramente. Hai cercato a votare 5 stelle, signora? No, no, vabbè, non mi preoccupate, rassicuratevi. Ma nessuno, siete sicuri? Ma state tranquilli. E a chi volete che voto? Signora, io adesso ho guardato la democrazia cristiana. Ma mamma, va bene, non vi preoccupate, voterò per... Signora, ho una bella scuola, che c'era un milione di mesi di... Non vi preoccupate, state tranquillo che faccio come state dicendo voi. È giurato. Va bene? Ma non vi preoccupate, tranquillamente. È stato un piacere sentirvi. Buonanotte. Buonanotte. Arrivederci. Pronto. Buonasera, la signora Maria. Sì. Scusate se vi disturbo a quest'ora, sono padre Luigi Latrighi di Rocca Minarda, ma problema è che a voi risulta che voi siete iscritti nei registri elettorali dei 5 Stelle e quindi se domani andate a votare diventa automatico il fatto che vi danno direttamente non la tessera elettorale ma la scheda per votare soltanto i 5 Stelle e non avere possibilità di cambio di scelta. Avete capito? Sì, avete capito. E poi a mio marito, guarda. No, ma voi andate a votare pure voi perché il vostro nome che è direttamente iscritto nella tessera elettorale dei 5 Stelle. Noi stiamo chiamando da parte della parrocchia di Rocca Minarda proprio per evitare questo abuso da parte dello Stato. Ho capito, sì. E quindi se voi avete questo problema per cui lo Stato sta abusando di voi, allora io vi passo un attimo il sagrestano, il nonno, che vi capisce fa spiega come fare domani per evitare che lo Stato abusi di voi. Ve lo passo un attimo. Buonasera. Come già fa? Voi chi siete? Sente? Io sono lo sagrestano di padre Luigi Latri. Io, ma vostro marito non c'è. Ma mio marito mi dice non è possibile andare a votare. Si va a votare io. Ma mio marito non sta bene. Che c'è il vostro marito, signor? C'è l'Alzheimer. L'Alzheimer? Mi dispiace, signor. Signor, ma ho fatto abusare per questo 5 stelle, signor. È un peccato, è un peccato come se fosse un peccato carnale, proprio. Un peccato. Ma sì, ma io posso andare, ma mio marito non è possibile. Sì, ma lui che facete a votare per 5 stelle, signor? A votare per 5 stelle. A votare per 5 stelle. Qui non state dicendo, signor. Voi avete dritto, non vanno visto. Ad all'inferno. Gli altri fuoco, signora. Che cosa per 5 stelle, signor? Ma state facendo? Ha detto signor Parco, che veramente venite abbruciato. E un marito vostro, signor, si rivolga la viso che ha da campà. Poi quando va all'inferno. Che facito, rimanete in tuo... Ma no, per carità, ma non è possibile mio marito rubertà. Ma sì. che mi fanno trasferimento dalla cabina? A me che mi fate trasferire? E mi fanno trasferimento dalla cabina poi. E poi a Ma qui viene in un carro. Ma voi ha votato per 5 stelle, signor. Ah sì. Ha votato per 5 stelle. Ma sì, perché sono venuto già ieri qua. Ah, sono venuto alla casa vostra dove andavo. Signor, voi andate a fare una cosa, signor. Se non vuoi da qui subito, gli aggirino all'inferno. Voi non già da ieri, vanno a mattina.
Ho capito. Voi facete un peccato troppo grande, signora Miglia. Ma no, non ne faccio peccato. Già mi vado a mandare una cosa. Chi è sta signora che mi ha chiamato? Signora, che tempo c'è, pubertà, mio marito? Ma si guarda, ma questa cupa Luciano. O Luigi la figlia. Ma voi non andate a buttare, signore. Se la donna è finita, se voi ho votato per la democrazia cristiana, o non ho votato per nessuno. Ma state facendo. Signora, sì. O padre eterno, non voglio a votare per 5 Ma chi è sta signora che mi ha chiamato? Fammi sentire chi. È stato Parrucciano, o Parrucciano e Crotta Minarda. Grotta Minarda. Grotta Minarda, sai da questo paese, vicino a Bucci. Voi stai a votarsi io per 5 Stelle. Ma voi non state pazziando, signora? Ma no, perché mi voglio pazziare? Hai capito che avevo votato per 5 Stelle? Sì, ma ormai è già notte, poi parliamo di giorno, vabbè. Voi state scritti in dei registri, o bene la serie di Carabinieri. Ma che registro è stato scritto? Non da quelli che... È stato scritto, signora. E signor, come faceva a sapere a chiamare voi? Voi state scritti in dei libri. Ma noi siamo scritti che voglio portare mio marito a Rocca San Felice. Volevo fare in modo, signor, ma ora passeremo dopo a Luciano. Signor padre, vi parlo lui, aspettate. Signora... Ma allora, non è che stiamo giocando con le pazzielle in mano, qua stiamo giocando veramente con la prospettiva del fuoco infernale. Allora, tu sapete che ha detto Papa Francesco che per i 5 Stelle non si può votare, in caso contrario Satana spalanca le sue fauci e vi ingoia e vi porta direttamente dentro al più baratro terribile dell'inferno, signora? Ho capito, sì. L'ha detto Papa Francesco, andate a guardare, andate a vedere il telegiornale oggi, prima notizia, Papa Francesco, non votate per i 5 Stelle. Eccomi qua. Di salvare delle anime, oggi. Ho capito, sì, sì. Quindi, signora, vogliamo fare una cosa, per evitare questa tentazione, diciamo assieme, un atto di dolore, e voi in questo modo vi salvate. Ehi, parrocchiano, fate il bravo. Signora, diciamo assieme un Padre Nostro. Bene, sì. Assieme, Padre Nostro. Sì, sì, mamma, ormai è notte, ma già si è riposato. Se vi addormentate meglio col Padre Nostro. Padre sì, Nostro. Padre Nostro, fammi tosto. Non dite che sei? Eh? Padre Nostro, che sei? Sì. Sì? Sì, va bene. No, signore, se non dite tutto il Padre Nostro, non muovete di 5 Stelle, domani andate all'inferno. Dite assieme a me, Padre Nostro, forza, assieme. Fatelo pure per vostro marito, assieme, Padre Nostro. Signora? Che mamma, signore. Pronto? Io faccio una sera. Una di più che vuole, proprio che? Io faccio... Signor Fatti, buonasera. Ma la panza, la mia equipa muore. Mi sentite a me? Lo sento. Ma ha visto la paga di male avutato voi 5 Stelle? Non si capite? Ma voi domani avutato voi 5 Stelle? Che voi siete scritti nella lista dei 5 Stelle? Avevo di 10 Stelle. 10 Stelle, allora non faccio a sto gatto, allora. Ma voi dite, non mi perdo bene allora. Mi sentito? Monnezza! Anche io sono la persona in merda, voi.